dove stiamo andando? Beh, non lo so io. Non lo sai? Non lo sai? Stiamo girovagando per niente? Che noia, che fatica! Non per niente, non ti interessa finire il robot? Certo che mi interessa. E allora continua a guardarti in giro e cerca l'ispirazione per i nuovi pezzi. Va bene, uffa. Che c'è? Ti lamenti sempre. Vieni, corri. Dai, su, non mi sembra il caso adesso di fare attività sportiva. Non ti preoccupare, qui c'è la persona giusta che ci aiuterà a trovare la carica per la nostra ricerca. Ecco, è proprio lui la persona che cercavo. Chi? Quel tipo laggiù? Ma non sembra che scoppi di energia. E invece è un grande campione. Sì, campione di siesta. No, era un grande idolo. Ha vinto il campionato di ciclismo. Beh, se ora guardate il palazzetto dello sport, qualcosa è andato storto. Sei il solito guastafeste. Allora adesso andiamo lì e gli chiediamo cosa è andato storto. Buongiorno. 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 Buongiorno ragazzi, cosa ci fate qua? Cosa posso fare per voi? Beh, il mio amico Albert voleva farle una domanda. Beh, cioè in realtà volevo chiederle come mai ha abbandonato il ciclismo. Ah beh, ma quello è stato molto tempo fa, sono stati davvero begli anni quelli. E poi cosa è successo? E vedi ragazzo, la perseveranza purtroppo non è una dote di tutti. Gli allenamenti diventavano sempre più pesanti, le regole diventavano sempre più ferree, la fatica era sempre maggiore e io alla fine ho deciso di mollare, non ce la facevo più. Beh, che tristezza. Certo, chiudi quella boccaccia. No, ma guarda che ha ragione, perché in effetti i risultati migliori li ottieni sempre quando ti impegni, fai tanti sacrifici, dai il massimo di te. Quando ottieni un risultato dopo aver sudato 7 camicie vuol dire che hai dato il massimo. Sa, anche noi abbiamo un traguardo da raggiungere. Stiamo costruendo un robot. Infatti, prima di venire qui stavamo cercando dei pezzi. Sì, proprio prima che tu ti lamentassi che non avevi voglia di camminare. Messaggio ricevuto. Tanta energia senza mai scoraggiarsi davanti alle difficoltà, vero Gianni? Gianni! Eccomi ragazzi. Ah. Scusate, ho fatto una corsa per andare a prendere questa. Vedete, è una catena colorata, è la catena della mia prima bicicletta. La voglio dare a voi perché la usiate per il vostro robot. Sapete, vi servirà sicuramente per farvi muscoli, per fare i muscoli del vostro robot, ma soprattutto per capire che bisogna sempre affrontare le salite faticose per vincere nella vita. Wow, che onore! Grazie Gianni! Arrivederci! Ciao! Ciao!